Mi raccomando. Angolino. 85 anni. Bravo. Il presidente Luca Zaia ha voluto verificare di persona la bontà di un'idea di cui rivendica la paternità, un Vax Day per classe d'età con orari scadenzati per mese di nascita diviso per distretti. Una giornata intera per vaccinare tutti i residenti nella provincia di Treviso classe 1936, una sperimentazione unica in Italia. Una campagna vaccinale come questa in Veneto nella storia. Qua sono 4 milioni di persone che potenzialmente possono essere vaccinate. E questo è un modello che abbiamo voluto testare qui. E conosciamo la nostra capacità vaccinale, conosciamo la corte, cioè conosciamo il target di cittadini per quel mese di nascita e quindi possiamo replicarlo per qualsiasi anno di nascita. Il Veneto si candida così a fare da apripista per una vaccinazione che ora correrà sul doppio binario. Giornate vaccinali senza prenotazione con somministrazioni anche di notte e poi un nuovo portale per prenotarsi che sarà presentato domani. Resterete stupiti perché non si scrive neanche il nome. Con questi ritmi, 30.000 vaccinazioni al giorno in Veneto, annuncia Zaia, si potrebbe completare la campagna vaccinale in 136 giorni, ma resta, e lo annuncia senza mezzi termini, il nodo delle forniture. Vi dico che c'è il rischio che noi per martedì non abbiamo più vaccini. Questa mattina stiamo cercando di recuperare micro scorte nelle US, perché ad esempio la Pedemontana domani mattina, se non ha 3.000 vaccini, no, non ha più AstraZeneca. E allora lo Sputnik, il siero russo, diventa l'opportunità e il presidente Zaia conferma l'intenzione di volerne acquistare in autonomia appena sarà autorizzato. Quando sarà autorizzato lo compriamo. Non ho ben capito, quando noi rispondevamo al telefono, alle mail di chi ci diceva che aveva i vaccini, eravamo dei poco di buono, no? Adesso ho appreso che si possono comprare i vaccini come regione. A me va bene.